I wonder why my dog won't eat green jello. I like the wiggly way. C'era una volta nella scuola di Montecchio un ospite davvero particolare, con un collo lungo, lunghissimo, ed un cuore grande, grandissimo. Si chiamava Gioia la giraffa ed era venuta a visitare i bambini di questa scuola. Gioia, grazie al suo lungo collo, osservava tutto ciò che succedeva intorno, osservava i bambini e li ascoltava. Ma perché era venuta proprio nel paese di Montecchio? Perché Gioia ha un dono speciale. Parla il linguaggio del cuore e ha deciso di condividere il segreto di questo linguaggio con i bambini. Il segreto? Gioia ce lo rivela. Come prima cosa, bisogna ascoltare e dire quello che abbiamo nel cuore, come ci sentiamo. Vediamo un po'. Io mi sento serena. Io mi sento contenta. E tu, Raffaele? Felice. E tu, Jonathan, come ti senti? Mi sento arrabbiata, mi sento. E una volta è successo che Rebecca si è sentita triste. Mentre mi toccavano loro, erano che mi prendevano un pasticcino e io ero triste. Poi bisogna esprimere ciò di cui abbiamo bisogno. Ad esempio, Letizia nella sua sezione ci ha detto: delle volte io quando canto ho bisogno un po' di attenzione. E poi quando dico delle poesie, bisogna avere un po' di silenzio. Gioia spiega ai bambini che conoscere il segreto del linguaggio del cuore è utilissimo. Eh sì, quando i bambini e gli insegnanti riescono a dire che si sentono soddisfatti, gioiosi, contenti, ansiosi, arrabbiati o tristi, tutto diventa più chiaro. E quando si comunica in questo modo, è sicuramente più piacevole stare assieme ed imparare. E poi, se c'è un problema, non è più necessario usare parolacce o pugni, ma possiamo esprimere i nostri sentimenti, i nostri bisogni ed ascoltare quelli degli altri. Infatti, Gioia ha anche rivelato ai bimbi la magia di ascoltare col cuore. Quando un'amica dice: beh, sei proprio cattiva. Io penso che sia un po' arrabbiata con me la mia. Letizia riconosce che la sua amica è arrabbiata e che ha bisogno di attenzione. È arrabbiata perché ha bisogno, cosa avrebbe bisogno questa amica? Attenzione. Di attenzione. E così i bimbi della scuola di Montecchio hanno riscoperto il linguaggio del cuore e stanno provando ad usarlo. Gioia si sente felice di aver condiviso il suo dono con i bimbi della scuola materna e fra poco andrà in altre scuole per chiedere ai bambini quello che hanno nel cuore. I wonder if you wonder like me. Sono sempre più numerosi gli educatori, insegnanti e genitori che desiderano crescere quotidianamente i bambini come persone capaci di gioire delle differenze e di risolvere i conflitti e i malintesi in un modo non violento. Per soddisfare questo bisogno, nella scuola materna di Montecchio si è scelto di sviluppare le abilità di comunicazione dei bambini usando un approccio nuovo, chiamato comunicazione non violenta o linguaggio del cuore. Io, le mie colleghe e la dirigente scolastica abbiamo deciso di utilizzare la comunicazione non violenta in quanto influisce positivamente sul mondo relazionale ed affettivo del bambino. Ideato dallo psicologo statunitense Marshall Rosenberg, questo strumento permette di dire semplicemente ed onestamente, senza critiche né insulti, quello che sentiamo dentro di noi e di ascoltare l'altro con empatia per creare un dialogo basato sulla fiducia e il rispetto reciproco. Nella vita quotidiana, quando vogliamo vedere l'altro comportarsi in un modo che sia in armonia con i nostri bisogni e valori, usiamo spesso delle strategie come la punizione, il premio, il senso di colpa, la vergogna e il senso del dovere.
Ci scordiamo però che sono strategie che distruggono la cooperazione e tolgono il piacere di dare col cuore. La comunicazione non violenta non è una lingua straniera da imparare, bensì un modo di comunicare naturale che tutti noi abbiamo già sperimentato. Almeno nei primi anni di vita, ognuno di noi ha già parlato questo linguaggio e ogni volta che abbiamo detto o fatto qualcosa che ha contribuito al benessere di un'altra persona, facendolo spontaneamente con gioia, abbiamo usato il linguaggio del cuore. Iniziare quindi con bambini piccoli permette di consolidare questa abilità naturale di dare col cuore e contribuire al benessere reciproco. Come hanno fatto i bambini a cogliere quello che hanno nel cuore? Con l'aiuto del pupazzo giraffa hanno cercato di esprimere come si sentivano e quali fossero i loro sentimenti in diverse situazioni. Vuoi dire tu come ti senti? Felice, bene. Io ho paura dei tuoni. Hai paura dei tuoni? Anche io ho paura dei tuoni. Anche te hai paura dei tuoni? E io ho paura del lupo. Ma te hai paura del lupo? Sì. Nasce così un'educazione all'ascolto di se stessi, dei propri sentimenti e bisogni. Alcuni bambini più grandi hanno fatto uno spettacolo individuando diversi sentimenti. Il mio cuore è pieno di tristezza quando sono solo, ma proprio sono solo. La tappa successiva di questo processo consiste nell'esprimere i propri bisogni. Quando sono molto triste ho bisogno di coccole e piango. Nell'ultima tappa poi, i bambini imparano a fare delle richieste chiare per chiedere agli altri di cambiare comportamento e soddisfare i propri bisogni. Esprimere senza giudizi né critiche i propri sentimenti e bisogni, formulare richieste senza pretese, consente all'altro di sentirsi libero di rispondere col cuore, senza sottomettersi o ribellarsi. Può allora iniziare un dialogo dove ognuno può scegliere di cambiare il proprio comportamento motivato dal piacere di rendere la propria vita e quella dell'altro più bella. Oltre a sviluppare l'abilità dell'esprimersi, i bambini imparano anche ad ascoltare con le orecchie della giraffa, cioè a ricevere dall'altro ciò che sente, ciò di cui ha bisogno e ad ascoltare la sua richiesta. Pian piano i bambini diventeranno più capaci nel collegarsi con i propri sentimenti e bisogni e nell'ascoltare l'altro con empatia. Potranno così evitare l'uso di strategie che distruggono la comunicazione e che portano alla violenza e consolidare fin da piccoli la capacità di creare un flusso di comunicazione che permetta di incontrare gli altri come esseri umani rivelando la propria naturale compassione ed empatia.